Allora, ripartiamo sicuramente dalla buona volontà di tornare al lavoro più forti di prima. Ovviamente abbiamo dovuto fare un nuovo menu, in linea con la stagione, visto che abbiamo chiuso forzatamente a fine inverno e abbiamo riaperto che è già estate. Ripartiamo con, i fornitori storici che abbiamo da tanti anni, con, la ricerca dei prodotti del territorio. Ripartiamo con un grande entusiasmo, pur, dovendo tenere, sott'occhio queste nuove disposizioni, pur sapendo che il lavoro sarà diverso rispetto a quello che abbiamo lasciato. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, a parte le norme che si sanno generali, noi abbiamo cercato di dare la sensazione al cliente di non vivere in un ambiente ospedaliero. Non è semplice perché comunque siamo, tra virgolette, costretti ad utilizzare delle mascherine, ad utilizzare i guanti, però considerando che già prima di questa situazione avevamo già dei distributori di ammucchina all'ingresso, avevamo già degli spazi ampi fra i tavoli, fortunatamente abbiamo a disposizione tantissimo spazio sia in giardino sia all'interno. Allora abbiamo cercato con delle mascherine un po' più colorate, un po' più free, di cercare di alleggerire il clima purtroppo serioso che siamo stati costretti a subire. Il futuro della ristorazione per quanto riguarda i cosiddetti improvvisati del settore lo vedo nero. Lo vedo nero perché si sa che quando ci sono delle crisi sopravvive chi della qualità ha fatto il proprio cavallo di battaglia. È ovvio che adesso, in questo momento storico, quando un cliente decide di uscire per passare un'oretta in tranquillità per gustarsi una buona cena, credo che uscire per uscire preferisca un'attività, comunque un locale che da parte sua ha la qualità, ha la costanza, ha la professionalità. Infatti, per questo, per attività che hanno sicuramente una esperienza alle spalle, il futuro per me è roseo. Allora, le istituzioni in questo particolare momento sicuramente hanno dimostrato di non capire assolutamente le esigenze del nostro settore e non solo del nostro settore. Questo è ormai un dato di fatto. Purtroppo c'è pochissima solidarietà anche da parte di altri settori, però l'unica cosa che io mi auguro che possa succedere, anche se la vedo dura, è che fossimo rappresentati un po' meglio. Visto e considerato che rappresentiamo il 12% circa del prodotto interno lordo di questo paese, e non avere un ministro con esperienza che ci rappresenti, sia noi sia il settore turistico, è veramente una cosa sconfortante. Tornare al ristorante è tornare alla vita. Tornare alla vita significa tornare alla normalità, tornare alla socializzazione, perché sono queste le cose importanti. Noi siamo esseri umani, amiamo socializzare, amiamo uscire, amiamo passare un'ora di relax al di fuori di casa. Quindi ripeto che per me tornare al ristorante significa anche tornare alla normalità, alla vita di prima.